Salve a tutti! E in questo video volevo mostrarvi come scaricare Left 4 Dead per PC, singolo e multiplayer. Adesso scusate la pronuncia del gioco, ma è Left 4 Dead. Sì, singolo e multi. Allora, come prima cosa andiamo su Google e scriviamo aviara.ro. Primo sito. Ci apparirà questo, chiudiamo, ci si apriranno 3 milioni di pagine di pubblicità e andiamo a cercare, eccolo, Left 4 Dead Full Game. E poi prossimamente farò quello per Left 4 Dead 2 Full Game. Quindi per ora andiamo solo su Left Dead 1, Left 4 Dead 1. Cliccate qui e apparirà la schermata qui. Cliccate su Download Here, questo qui, link di deposit file. Cliccate Regular Download e vi apparirà questa cartella qui. Left 4 Dead Full Game Aviara. Lo aprite, all'interno troverete la cartella con un file torrent e un file di testo dove vi dirà come cambiare il nome al gioco. Vabbè. Quindi lo avviate con il vostro client torrent. Pesa 2,80 GB, poco, mi ci è voluto poco per il download. E ci vuole veramente poco, quindi una volta che l'avrete scaricato non servirà Demon's Tools, quindi per questa guida non serve perché è un file eseguibile. Apriamo la cartella che ci ha scaricato. Possiamo anche chiudere Firefox. Ora Readme First, vediamo che c'è scritto. This version è quello di prima per come cambiare nome, quindi quello si può fare benissimo. Torrent, quindi lanciamo l'eseguibile come amministratori. Finalmente l'ha chiesto e ora si dovrebbe aprire l'installer. Speriamo lo faccia il più presto possibile. Eccola, Left 4 Dead, e andiamo a dargli Destination Folder in disco locale C, Program X86, ok. Però browser. Anzi, meglio metterlo nel desktop. Facciamo nuova cartella e la chiamiamo Left 4 Dead. Non è scritto così. Mettiamo L4D come facciamo browse, andiamo a trovare la cartella, eccolo. Ok, install. Ok, ora inizierà l'installazione del gioco, diciamo, che è più che altro un'estrazione. E questa sarà la cartella di destinazione del gioco e per ora abbiamo i primi file. Sì, in pratica un'installazione veloce. Metterò in pausa e ci riprendiamo appena l'estrazione ha terminato. Ok, quando l'installazione sarà completata uscirà questo. È possibile che il programma non sia installato correttamente. Dobbiamo cliccare che il programma è installato correttamente. Ok, ci apparirà sul desktop l'icona del gioco e potremmo avviarlo. Vi ricordo che quest'oggi, cioè quando voi vedrete questo video, sarà già il 31, oggi è il 30. Sto facendo questo video il 30, però sarà caricato il 31. E quando voi lo vedrete starò già scaricando Left 4 Dead 2. Perché volevo farli tutti e due con la collana, diciamo, tutti e due gli episodi. Quindi per questo video è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione, guardate anche il tutorial che sarà caricato a breve del secondo episodio. Ciao e alla prossima!